sono nel Parco Nazionale d'Abruzzo e precisamente a Pescasseroli, a 1165 metri sul livello del mare. L'escursione di oggi mi porterà a Valico Aceretta, vicino alle piste da sci del Monte delle Vitelle, per poi tornare indietro e andare verso il Santuario di Madonna di Monte Tranquillo. Ed eccomi al vallone Peschio di Iorio e sullo sfondo Monte delle Vitelle, 1846 metri, dove ci sono le piste da sci, e dietro c'è Rocca Genovese, 1944 metri. Ed ecco l'arrivo dalla seggiovia di Monte delle Vitelle. Ed ecco a destra un primo skillet e Monte Ceraso, 1820 metri. Lì vicino c'è il valico Valcallano e il rifugio di Iorio. E il ristoro stazzo di Monte Ceraso a quota 1550 e qui siamo a 1460 circa. È aperto solamente a luglio e agosto. E sullo sfondo Monte delle Vitelle. Sullo sfondo Monte Ceraso. E lì sopra c'è il valico Aceretta, 1686 metri, raggiungerò quella località e poi scenderò di nuovo a Pescasseroli per andare poi al Santuario di Madonna di Monte Tranquillo. E il centro ittico Valle Cupa e ora sono sul percorso per Monte Tranquillo e sullo sfondo Monte Palomba, Monte della Corte, Monte del Campitello, Monte Marsicano, Monte Forconi e così via. E la Fontana della Difesa. E qui vicino c'è anche un rifugio dove ci sono delle suore. E qui ci sono le scale per salire sopra. Una faggeta bellissima e un percorso molto semplice. Ed eccomi davanti a Monte Tranquillo. Mancano 2 chilometri ancora e poi dovrò ritornare e fare questo sterrato che va alla parte opposta. In fondo i Monti della Meta, Monte Tartaro, Monte Ammare, Monte Pietroso, Monte Capraro, Monte Boccanera, Monte Stirpi d'Alto, sono tantissimi che non li distingo neanche. E questo invece è il Monte Amaro di Opi. Sono a quota 1600 metri sul livello del mare e qui mi trovo sul Santuario di Madonna del Monte Tranquillo. Lo spettacolo è meraviglioso. La salita è stata bellissima, in mezzo alla faggeta con pendenze minime proprio, guarda, è bellissimo. Ed ora salgo un po' per raggiungere
il piccolo rifugio e la fontana che si trovano più in alto. E sullo sfondo c'è anche il bagno, che ho sbagliato a non arrivarci perché avrei visto sicuramente un'altra prospettiva di questa montagna. Ed ecco Monte Tranquillo, 1841 metri. E dopo aver percorso Macchia delle Gravare, continuo per Macchiarvana. Ed ecco il santuario. Poco fa stavo lì. E sullo sfondo Serra del Re, 1808 metri, e Serra Traversa, 1865. E sullo sfondo Monte Tranquillo, Monte Pietroso, La Rocca e Piccola Rocca. La discesa continua, però una sosta per ammirare il Monte Martigano. Che spettacolo, ragazzi. E questa è Opi. E dopo aver attraversato brevemente il borgo di Opi, bellissimo, faccio rientro a Pescasseroli. Ed ecco Monte Tranquillo.